Ramos. Gignac. Toni. Per l'arbitro non è fallo questo. Dopo forse avremo modo di rivedere. Gomis. Palla larga. Pallone invitante. Robben. Eriksen. Ramos. Vediamo cosa inventa ora. Condizione favorevole. Difensore che interviene e libera l'area. Toni. Modric. Può girarla. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Toni. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Interviene sul pallone, non c'è fallo. Possesso palla per gli avversari. Prova a sfruttare le corsie. Buon tackle, ha concesso la touche, la rimessa con le mani. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Eriksen. Robben. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Arriva la segnalazione di fuori gioco, tutto fermo. A metri per correre sulla corsia. È in buona posizione. Può ricevere una posizione interessante. La mette subito in mezzo. Conclusione potente ma imprecisa. Poteva fare meglio da lì, Stefano? Ha optato per la soluzione di forza, quando forse poteva piazzarla. L'arbitro assegna il fallo laterale. Toni. Attenzione perché è pericoloso. Vidal. Eriksen. Posizione ideale. Occhio a questo lancio. Offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Modric. Toni. Quarto uomo esibisce il tabellone. 2 minuti di recupero. Bravo qui a smarcarsi. Brutto passaggio e pallone regalato. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi, 1-0 alla fine della prima. Comincia la seconda frazione di gara. C'è il lancio sulla fascia.
Modric. E l'arbitro lascia giocare. Sì, ha concesso il vantaggio. Toni. Interviene e sventa il pericolo. È stato fermato dal difensore. Pallone perso. Può colpire da lì. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, una per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Pallone in mezzo. Facile la parata su questo colpo di testa. Conclusione troppo debole per creare problemi al portiere. Troppo facile. Pallone invitante. Può metterla da lì. Ecco il gol. Risponda con l'aiuto del palo. Quello del portiere è ovviamente un ruolo crudele. Si rimane sempre soli e delle volte finisce malissimo, come in questa circostanza. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Bel passaggio. Ramos. Cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Lo vede. Grande recupero in area. Allontana bene il difensore. Palla interessante in profondità. È tutto fermo, si alza la bandierina dell'assistente, ci sono le proteste, questa poteva essere una grande occasione. Sì, hai ragione Pier. Di Santo. Gomis. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Questa è riuscita a pararla. Oggi non sta fornendo la sua migliore prestazione. Regalano palla agli avversari. Può ricevere una posizione interessante. Vediamo cosa fa ora. Vediamo cosa inventa ora. Attenzione, pericolo. E il pallone entra. Ed è gol. Una partita a senso unico. 4-0 per loro. Intervento tempestivo. Palla interessante nello spazio. È in buona posizione. Con questa palla punta la porta. Ed è rete. Splendida la giocata a smarcare il compagno. Poi non poteva fallire. Portiere decisamente fuori posizione in questa circostanza. Grandi responsabilità su questo gol. Sono d'accordo Pier. Si è concesso una gita fuori porta. Un picnic costata cara alla sua squadra. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Bravo qui a smarcarsi. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Sarà fallo laterale. Modric. Žinjak. Un'altra buona giocata. È in buona posizione. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Ottimo intervento. Può colpire da lì. Pallone profondo, pericoloso. L'uscita del portiere che salva tutto. Si riprenderà con un fallo laterale. Posizione ideale. Intervento fondamentale in area di rigore.
guadagna metri. Intervento che vanifica il buon tentativo. Attenzione, ed è calcio di rigore. Rigore trasformato con freddezza. Rigore calciato con sicurezza. Palla che finisce in rete. Bella, decisa, ferma questa conclusione. Non ha lasciato scampo al portiere. Un altro gol dunque, e adesso il punteggio è sul 5-1. Ottimo il dive by. Riconquista il pallone sulla corsia. Può ricevere una posizione interessante. Può metterla da lì. Ferma tutto con un gran tackle. Cerca la giocata laterale. Palla schizza via dopo il contrasto. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Ottima qui la giocata. Attenzione perché è pericoloso. Toni. Gignac. Gomis. Palla che finisce fuori. Vediamo cosa fa ora. L'arbitro non interrompe, attenzione, vantaggio. Arriva il fischio dell'arbitro, sarà punizione. Non penso che andrà il tiro da lì, meglio metterla dentro per cercare una deviazione. La gioca corta. Altri 120 secondi da giocare. Chiami in causa Matteo Barzaghi per sapere quanto manca ancora al termine del match. Ultimo giro di orologio, 60 secondi allo scoccare del 90esimo. È tutto solo. Interviene e spazza via. Non c'è più tempo. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Tornano a casa con una sconfitta. Qualcosa di interessante si è anche visto. L'impressione però, Stefano, che ci sia ancora molto da lavorare. L'allenatore avrà sicuramente il suo bel da fare per...